Buona domenica ragazzi e benvenuti in questa nuova serie di video. Quante volte, dico, quante volte dopo che avete prenotato un volo, un viaggio, una vacanza, vi è stato detto da amici, parenti, cugini, ma che devi andare fino in Australia per vedere le cose belle? L'Italia è il paese più bello del mondo. E in effetti, in parte ci hanno ragione. E quindi io cosa ho deciso di fare? Iniziare a girare i borghi d'Italia. Non sarò da solo. In questa serie di video forse avrò uno special guest. Signore e signori, ho l'onore di presentarvi Jasuan. Bella. La domenica mattina andiamo a borghi. Sì. Andiamo a borghi. Dai, non riesco a capirla, da mezz'ora che ci provo. Gianna, devi cambiare mestiere. In questo primo video vi porterò a Ricetto di Candelo, un piccolo borgo medievale situato appunto nel comune di Candelo, in provincia di Biella. Ricetto di Candelo dista 82 km da Torino e 102 da Milano e quindi, essendo vicino casa, abbiamo deciso di venire qua. In questi video sarà sempre presente una mangiata, come ormai in tutti i miei video il cibo è una cosa molto importante e mangeremo i prodotti tipici di ogni borgo che andremo a visitare, quindi iniziamo con questo. Abbiamo deciso di fare il menù degustazione a 28 euro. Dai, iniziamo. Questo qua è risotto con le castagne col brie della Normandia. Questi qua sono agnolotti fatti a mano con burro e sabbia. Bacca non è risotto. Allora, il menù degustazione comprende coppa di maialino alle mele con polenta. Poi è stato servito con polenta, sul menù non c'era scritto, però meglio così. Quindi andiamo col passaggio. Passaggio va. Ci sta per fare una nuova serie. Vieni il caffè. Questa parte in particolare è molto grassa, quindi è un po'. Mentre questo, le rosti di magatello al passato. Raga, siccome il vino inizia a farsi sentire, sul menù non c'è scritto che tipi di dolci sono. Anche se ho capito che questa è la pastiera napoletana, infatti apprezzo molto. Quindi posso dare anche un giudizio d'altronde. Andiamo. Cosa dice l'esperto? Buono, fatta bene. Mm-hmm. Io la amo. Vabbè, questa la chiameremo torta della casa. E qua. Non ho capito qual è. Torta paesana. Torta paesana. Torta paesana, eh? Sì, bravo, c'è stata. Maru della Baraggia. Alla faccia che ci vuole male sempre. Pranzo è finito. Ok, siamo appena usciti dalla trattoria Doria. Sinceramente abbiamo mangiato bene, io sono rimasto contento. Il tavolo di fianco si sono lamentati del prezzo. Ma io mi chiedo, no? Cioè, se vi mettete a tavola, vedete il menù, vedete i prezzi, che cavolo lamentate?
Poi quello è un fenomeno. Mai visto una roba del genere? Cazzo. Ma roba da matti, veramente. Pazzesco. Allora, vorrei darvi giusto qualche curiosità sul ricetto di Candelo. È una struttura fortificata del Medioevo che nel corso degli anni è stata usata durante le guerre per nascondersi, imboscarsi. Veniva usata come silos per vini, formaggi, salumi e grano. Ed è uno dei borghi medievali meglio conservati d'Europa ed appartiene ai 100 comuni più belli d'Italia. Usciti dal borgo e devo dire davvero molto carino, anche se può risultare semplice, ma è particolare, bello. Abbiamo deciso di fare una passeggiata all'esterno delle mura del borgo, perché c'è un torrente che costeggia il borgo. Ah, questo è il torrente. Forse il pisciatoio di casa mia è più grande. Allora, abbiamo fatto sta mini passeggiata, anche se non c'è niente di particolare. A parte che, vabbè, il percorso proseguirebbe. Questo video si può concludere qua. È stato il primo episodio, quindi c'è ancora un po' da lavorarci. Non so come è venuto. Spero sia venuto bene. Ci vediamo al prossimo viaggio, al prossimo borgo, al prossimo... Sbam! Proprio adesso che arriva la macchina, poi. Sta in cucina bella, ma come si bella.